Allora, siamo arrivati al capitolo 9, che se avesse un titolo sarebbe L'assassino, e che ci porta a vivere uno dei momenti più intensi di tutto il libro. Abbiamo lasciato il nostro eroe che stava giocando con un caro amico a vivere nei panni di un famoso eroe letterario. È buffo perché anche Tom Sawyer è un eroe letterario, che gioca a fare l'eroe letterario con un amico. E nel capitolo successivo si comincia con lui che va a letto. Alle 9:30, come ogni sera, Tom e Sid dovettero andare a letto, recitarono entrambi le loro preghiere e Sid si addormentò subito dopo. Tom invece restò sveglio, aspettando con impazienza, ma quell'attesa dovette sembrargli una tortura. Il tempo non passava mai, aveva voglia di girarsi e rigirarsi nel letto, ma temeva così di svegliare Sid. Perciò se ne stette quasi immobile a guardare fisso nel buio. Mi sembrò che fosse l'alba quando sentì battere appena le 10, quindi è relativamente presto. Chiaramente qui bisogna fare una valutazione sul tipo di tempo in cui avviene, succedono i fatti raccontati nel romanzo, perché siamo nel primo 800 in un paesino lungo il Mississippi e ovviamente alle 9 di sera andavano tutti a letto perché diventava buio pesto e la giornata era virtualmente finita. Ma come mai Tom sta cercando a tutti i costi di stare sveglio? Bisogna tornare indietro perché nelle storie precedenti, a un certo punto, Tom, parlando con Huckleberry Finn, gli aveva chiesto: ma cos'è quella e la parola successiva quale dovrebbe essere? Zecca, esatto. Quella zecca, cioè l'insetto, che è uno schifoso parassita perché porta malattie e infezioni, ma che Tom aveva messo all'interno della sua mitica scatolina e, dopo aver imbroccato Becky Thatcher facendosi mettere dal maestro Dobbins, turlupinandolo e facendosi mettere in modo strategico accanto alla ragazzina dei suoi sogni, dopo aver passato un po' di tempo con lei anche dopo la scuola, Tom praticamente a un certo punto, durante la stessa mattinata, una volta che Dobbins si è accorto della bischerata che ha fatto a metterla accanto alla ragazzetta da capelli biondi appena arrivata in classe, lui si ritrova a fine lezione che si annoia a morte, tira fuori questa zecca e comincia a giocarci sul banco insieme al suo amico Joe Harper, vi ricordate, con gli spilli. Ma Huckleberry Finn cosa aveva in mano prima che venisse fuori questa zecca? Un gatto morto. E quel gatto morto gli aveva detto che serviva a fare un incantesimo di notte nel cimitero per mandare via i porri, esatto, dalle mani. Quindi adesso Tom sta aspettando perché arriverà Huckleberry Finn a fargli quel loro abituale richiamo facendo che cosa? Il gatto, un miagolio. Nel silenzio si sentivano rumori leggeri, il pendolo, le travi dei soffitti e i gradini della scala di legno che scricchiolavano. I rumori che si sentono di solito in casa quando è buio e tutti sono fermi, e quei rumorini che si sentono di notte, che sono rumori che si sentirebbero anche di giorno in casa, mettono una strizza bestia a quelli che stanno a sentirli perché magari non riescono a dormire. Anche questa, ragazzi, ma pensateci, è una descrizione realistica in un modo incredibile. È per questo che questo libro c'è una grande presa, perché parla sempre di cose vere. Il verso del grillo, il rumore d'un tarlo nella spalliera del letto, i gradini della scala di legno che scricchiolavano, si sentiva pure il russare lento e cadenzato della zia nella sua camera. Nonostante i suoi sforzi di resistere, Tom si assopì e non sentì battere le 11. Tra i sogni si insinuò un miagolio, sempre più insistente, troncato da una voce che gridava: "Va via, bestiaccia!" Poi il rumore di una bottiglia che si rompeva contro la legnaia di casa lo svegliò del tutto, perché Huckleberry Finn faceva il gatto così bene che pensavano fosse un gatto per davvero e gli tiravano la roba per mandarlo via. Si rivestì velocemente, aprì la finestra, uscì e la richiuse senza far rumore. Si ritrovò nel tetto della rimessa, cioè pensate, questo esce di casa sua.
Dà al primo piano, va nel tetto della stanza che sta sotto, di notte, cioè rischiando anche di cadere e di farsi male, dove camminò Carponi, miagolando piano due volte. Era il segnale di risposta convenuto e lui sta miagolando di risposta a quell'altro. Poi saltò sulla legnaia e da lì a terra. C'era H a aspettarlo col suo gatto morto. Si allontanarono insieme nel buio e in meno di mezz'ora furono sull'erba alta del cimitero. Vanno in un cimitero di notte. Ora, per chi non fosse mai stato in un cimitero di notte, non è una situazione particolarmente tranquilla, cioè è decisamente la situazione atta a mettere più strizza che potrebbe venire in mente. Era quello un vecchio cimitero come tanti altri, posto in cima a una collina, a 1,5 miglia di distanza dal villaggio. Era circondato da una staccionata cadente, sfondata in più punti. Le erbacce lo avevano invaso quasi del tutto. Il rumore del vento tra gli alberi sembrava un gemito. Tom temeva che fossero le anime dei morti che si lamentavano di essere disturbate. I due ragazzi parlavano poco e piano, intimiditi dall'orario notturno, dal silenzio cupo e dalla tristezza del luogo. Arrivarono infine alla fossa più recente, dove la terra appariva ancora smossa, e si nascosero dietro un grande orto, aspettando. Si sentiva di tanto in tanto il verso di un gufo lontano, che rendeva, se possibile, ancora più lugubre quel luogo. Insomma, è un cimitero cadente e lugubre, fa paura, ci sono anche suoni, diciamo, che provengono dal paesaggio, che fanno ancora più paura. È un'atmosfera notturna, paurosa. Tom, per allentare quella tensione sempre più angosciosa, sentì bisogno di parlare. Huck, pensi che i morti abbiano piacere della nostra presenza qui? Huck rispose sottovoce, non lo so, vorrei saperla anch'io, Tom, ma com'è orribile qui, vero? Proprio così, Huck. Seguì un lungo silenzio, durante il quale due ragazzi furono assorti dai loro pensieri. Poi Tom sussurrò. Huck, pensi che Os Williams ci stia sentendo, che è il morto, il poco di buono che praticamente dovrebbe aiutare tramite questo gatto cadavere a mandare via i porri, che poi, come sappiamo, non abbiamo la minima idea che uno dei due ragazzi abbia i porri, quindi è tutta una cosa che si capisce bene a cosa serve. Certo che ci sta sentendo, cioè ci sta sentendo la sua anima. Un'altra pausa di meditazione. Poi ancora una volta Tom ruppe il silenzio, stringendo un braccio a Huck. È bellino perché è molto l'idea, no, di una mano che stringe appunto il braccio e lo scuote. Senti, che c'è? Si strinsero l'uno all'altro, avevano i battibuori. Ascolta, ecco ancora, non hai sentito? No, ma che c'è? Adesso stai sentendo? Oh mio Dio, Tom, sono venuti davvero. E ora che facciamo? E chi sono quelli che sono venuti davvero? Probabilmente i diavoli di cui aveva parlato Tom quando hanno deciso di fare questa escursione notturna nel cimitero. Non lo so, Huck, pensi che ci vedranno? Sì, sì che ci vedranno. Vedono a buio come i gatti. Ah, se non venivo qui. Non aver paura, Huck. Vedrai che non ci faranno niente. Noi non facciamo male a nessuno. Se poi stiamo fermi in silenzio, neppure si accorgeranno di noi. I due ragazzi, con le teste che quasi si toccavano, stettero immobili a ascoltare, trattenendo il respiro. Dall'altra parte del cimitero giungevano voci appena percepibili. Guarda laggiù, sussurrò Tom, che sarà mai? Oh Tom, il fuoco del demonio, paura Tom. Tre figure indistinte si stavano avvicinando nel buio. Una di queste dondolava una vecchia lanterna che proiettava sul terreno un fascio di luce. Huck sussurrò, sono proprio i diavoli, sono tre. Credo proprio che siamo perduti. Tom, sai pregare? Voglio tentare, ma tu non aver paura, che non ci faranno niente. Oh Signore, prima di chiudere gli occhi al sonno. Ehi, ascolta, che c'è? Non sono diavoli, sono esseri umani, almeno uno. Ne ho sentito la voce, mi pare quella del vecchio Muff Potter, che è un altro tizio di San Petersburg. Ne sei proprio sicuro? Certamente, è una voce che conosco bene, non ti muovere. Non si accorgerà di noi, deve essere ubriaco come al solito, quindi Muff Potter sarebbe l'ubriacone del paese. Va bene, sta zitto, guarda, ci siamo fermati, stanno cercando qualcosa, forse la strada, stanno venendo qua. Ehi, riconosco la voce di un altro, è quella di John l'indiano. Sì, è proprio lui, quell'assassino mezzo sangue,
Avrei preferito fossero stati diavoli, ma che ci fanno ora qui? L'assassino mezzo sangue, quindi è un meticcio che è nato da un bianco e da un pelle rossa, che non deve avere proprio una fama fantastica, insomma, per essere definito da un ragazzino assassino. I due ragazzi smisero di parlare perché i tre uomini erano ormai poco lontano dal loro nascondiglio. I tre stavano proprio accanto alla tomba più recente. E comunque, già il fatto che due di questi tre siano uno l'ubriacone del paese e l'altro uno che ha una brutta fama, insomma, non depone a favore, è meglio stare nascosti. È qui, disse il terzo uomo, e la lanterna, che fu sollevata per vedere meglio, rivelò che era il giovane dottor Robinson. Joe, l'indiano, e Muff portavano una barella, una corda e due pale. Deposta la barella, cominciarono a scavare. Come mai stanno scavando in questo cimitero dove c'è la fossa più fresca? Il dottor Robinson posò la lanterna accanto alla tomba e si sedette con le spalle al grande orbo, che è il luogo dove sono nascosti loro. Era così vicino ai due ragazzi che, se questi avessero allungato il braccio, avrebbero potuto toccare. Su, sbrigatevi, prima che spunti la luna, disse agli altri due. Matto e Joe l'indiano, borbottando, continuarono a scavare. Per un certo tempo non si sentì altro che il rumore delle pale nella terra ghiacciosa. Poi ci fu un colpo sordo. Una delle pale aveva urtato una cassa che, in men che non si dica, due uomini tirarono su con le corde. Rovesciato il coperchio, ne tossero il cadavere che fu gettato per terra. Proprio in quell'istante apparve la luna da dietro una nuvola, illuminando la scena. I due uomini collocarono il cadavere sulla barella, coprendolo con un panno e legandolo con una corda. Hanno disotterrato un cadavere. Muff Potter estrasse un grosso coltello, tagliò la corda in più e disse: «Ora tutto è pronto, Segaossi, che è un nomignolo che dà l'idea, no, del dottore. Ci darai un altro biglietto da 5 e questo o questo rimane qui. Un altro biglietto da 5 sarebbe da $5». «Ben detto», approvò Giorno Indiano. «Che cosa significa tutto questo?» chiese il dottore. «Avete preteso di essere pagati in anticipo e io vi ho pagato». «Oh, hai fatto anche di più», disse l'indiano, avvicinandosi al dottore, che nel frattempo si era alzato in piedi. «Quando 5 anni fa venni a chiedere qualcosa da mangiare, mi cacciasti dalla cucina di tuo padre, dicendo che era un poco di buono, e io giurai che fossero passati pure 10 anni, un giorno me l'avresti pagata. Tuo padre mi fece pure arrestare per accattonaggio, cioè perché chiedeva l'elemosina. Credi che io l'abbia dimenticato? Ho sangue indiano io, ora tu sei qui e salveremo i conti». Probabilmente la situazione è losca. Probabilmente questo dottore, che sarà l'unico giovane dottore presente a San Petersburg, vuole appropriarsi di questo cadavere appena sepolto, boh, forse per fare una vivisezione, non lo so. Comunque, per questo motivo, e in ogni caso, non ha il permesso per fare quello che sta facendo. Infatti, sta pagando questi due poco di buono per insomma, per questa diciamo, per questo servizio poco poco raccomandabile, losco, e loro poi, come vedete, vogliono ancora di più. E addirittura, nel momento in cui lui, chiaramente avendoli pagati in anticipo, si lamenta, Joe l'indiano gli rammenta che un tempo hanno avuto a che dire, lui lo ha praticamente cacciato, trattandolo a male parole, e poi il padre del dottor Robinson lo ha fatto arrestare per accattonaggio. E lui gli ha promesso vendetta. Minacciava il dottore mettendogli quasi il pugno chiuso sulla faccia, quando quest'ultimo, colpendolo all'improvviso, lo scaraventò a terra. Allora Muff Potter lasciò cadere il coltello e gridò: «Ehi, non fare del male al mio compagno!» Subito dopo balzò addosso al dottore. Iniziò così una lotta furiosa, con la terra e l'erba che venivano sollevate dai tacchi di entrambi. Quando Joe si rialzò, prese il coltello e si mise a strisciare in silenzio vicino ai due contendenti, aspettando il momento buono per colpire. A un tratto il dottore si liberò dell'avversario e afferrò l'asse che era piantata sulla tomba di Os Wiggins, un'asse che sarà servita come rudimentale lapide, picchiandola con violenza sulla testa di Muff Potter, che cadde a terra. Con rapidità, Joe l'indiano conficcò il coltello nel petto del medico fino al manico. Il dottore vacillò e cadde sanguinando su Muff Potter, mentre le nuvole oscuravano nuovamente la scena. E i due ragazzi, terrorizzati, fuggivano via nel buio. Hanno assistito a un omicidio. Quando riapparve la luna, Joe guardò i due corpi stesi davanti a lui. Il dottore mormorò qualcosa di incomprensibile, poi
spirocche. Quindi questo giovane dottore muore, colpito a morte da giorno indiano. In pratica, la scena è andata così. Il dottore, davanti alle minacce di giorno indiano, lo ha colpito e l'ha buttato a terra. Maffa ha lasciato cadere il coltello ed è intervenuto. Ha avuto una colluttazione col dottore, sono finiti per terra. Giorno indiano, dopo un po', ha raccattato questo coltello, è strisciato vicino al dottore che ha avuto la meglio rispetto a Mark Potter, lo ha colpito con l'asse che faceva dal lapide sulla tomba di Os Williams, lo ha fatto svenire e contemporaneamente John Indiano lo ha colpito a tradimento, lo ha colpito con un colpo mortale, ha affondato il coltello fino al manico nel petto del giovane dottore che dopo poco è morto. Tutto questo è avvenuto con la luce della luna piena che ha illuminato in modo fioco chiaramente la scena perché sono andate via le nuvole, ma qui ritornano e quindi la scena ritorna così. È stata a vedere cosa succede. Quando riapparve la luna, Joe guardò i due corpi stesi davanti a lui. Il dottore mormorò qualcosa di incomprensibile, poi spirò. Il conto è saldato, che tu sia dannato, affermò Joe, che subito dopo si chinò a frugare nelle tasche del cadavere, pose il coltello nella mano aperta di Mark Potter e si mise a inchinare a sedere sulla cassa vuota. Dopo alcuni minuti Mark Potter cominciò a lamentarsi, muovendosi strinse con la mano il coltello, allora lo sollevò, lo guardò con attenzione e infine lo lasciò cadere. Quindi si mise a sedere, scostando da sé il cadavere del dottore, che guardò a lungo attentamente per poi esclamare tutto confuso. Mio Dio, è successo qualcosa di terribile. Davvero una brutta faccenda, intervenne Joe l'indiano, senza muoversi da dove si trovava, che è leggermente lontano rispetto a dove il dottor Robinson è caduto a terra morto. Ma perché diavolo, senza muoversi da dove si trovava, ma perché diavolo l'hai ammazzato e dà la colpa a Muff? Muff è un ubriacone, quindi essendo alcolizzato molto spesso tende a dimenticare le cose. E a pensare che a volte non se le ricorda perché non è in sé. Io non ho fatto niente, io. Ah, senti questa, ma le parole non servono a nulla. Ma forte tremava tutto, sempre più pallido. Credevo che la sbornia mi fosse passata, ma non sono ubriaco. No, non avrei dovuto bere ieri sera. Ho la testa davvero pesante, non ricordo più niente. Che confusione, ma dimmi la verità, amico mio, sono stato proprio io. Io non volevo, lo giuro, non volevo proprio. Com'è andata veramente? Joe, ehi Joe. Un giovane così in gamba, vedete, Mark Potter è un ubriacone, ma non è cattivo. Non riesce a credere di aver potuto perdere così tanto la testa da uccidere questo giovane dottore e gli dispiace. Vi siete picchiato, rispose cedidamente Joe l'indiano. Lui ti ha dato un colpo con quell'asse e tu sei caduto. Poi ti sei ripreso, ti sei rimesso in piedi barcollando, hai afferrato il coltello e gliel'hai piantato nel petto, proprio mentre lui ti dava un altro colpo in testa. Siete caduti a terra tutti e due e tu sei rimasto fino ad ora come morto. Ecco com'è andata. Ed è una bugia totale. Oh, Joe, credimi, io non sapevo che cosa stavo facendo. Io non ho mai usato un'arma. Joe, in tutta la mia vita mi sono tante volte battuto a pugni, ma mai con il coltello, mai armi. Lo sanno tutti, Joe. Ti prego, non parlare. Joe, promettimi che non dirai niente. Siamo amici noi, vero, Joe? Si capisce dalla concitazione di questo discorso che Mark Potter, uno, ha creduto a ogni singola parola di Joe l'indiano, due, è dispiaciuto e vorrebbe cancellare quello che gli ha fatto, e tre, ci crede, lui è convinto di aver ucciso l'altro. Confuso e turbato, Mark Potter si gettò in ginocchio con le mani giunte davanti al vero assassino. Mark Potter, disse Joe, tu sei sempre stato un buon amico per me e io me ne ricorderò sempre. Non ti preoccupare, non dirò nulla. Oh Joe, tu sei buono, io ti benedirò sempre. Mark Potter piangeva. Ma ora smettila, esclamò Joe. Basta, non è il momento di piagnucolare. Tu te ne andrai di là e io di qua. Fai presto, non lasciare tracce. Mark Potter si allontanò, prima con passo svelto, poi di corsa. Joe l'indiano lo seguì con gli occhi finché poté, poi mormorò. È così stordito per il rum e per il colpo ricevuto che certamente non pensa al coltello che ha lasciato. E quando ci penserà, sarà così lontano e avrà una tale paura che non tornerà qui da solo. Non solo crede di aver ucciso il dottor Robinson, ha anche lasciato l'arma del delitto con le sue, chiaramente, impronte sopra.
all'epoca non voleva dire niente, ma era il suo coltello e questo sarebbe bastato per incriminarlo e farlo finire sulla forca. La situazione è questa, e così finisce il capitolo 9, che se avesse un titolo sarebbe sicuramente L'assassino.